Pesantissimo lo scivolone del Perugia nella partita interna con la Regina, quello che doveva sembrare, e qualcuno lo aveva etichettato, il trittico della speranza, cioè le tre partite interne consecutive nella prima decade di aprile, si sta rivelando, speriamo di no, l'incubo, il trittico della delusione o peggio ancora dell'incubo. La squadra di Castori ha giocato bene per tutto il primo tempo, solo che proprio nei momenti finali della prima frazione un errore di valutazione del portiere e poi nella ripresa un altro errore sempre su calcio piazzato ha fatto sì che il portiere contribuisse a far prendere una piega diversa al cammino della squadra. Gori, appunto l'estremo difensore biancorosso, in altre circostanze ha dato il suo contributo ai successi del Perugia in maniera significativa e quindi non è il caso di sparare sul pianista, anche se la sostituzione ha fatto molto discutere gli osservatori, perché i contraccolpi psicologici sul calciatore potrebbero risultare piuttosto pesanti, ma l'allenatore Castori ha detto che in quel momento gli era sembrato giusto, sia per tutelare il giocatore sia per difendere il complesso, la squadra nel suo insieme, dargli un richiamo in panchina per difendere appunto sia lui sia l'11 in campo, avendolo trovato abbattuto, sorpreso e quindi non idoneo a difendere la porta. Ora arriva il Modena e c'è da augurarsi che la squadra ritrovi se stessa. I tifosi dovranno aiutare il complesso di Castori, perché sappiamo, la storia ce lo insegna, che dopo anche pesantissime sconfitte si possa trovare il colpo di coda della vittoria e quindi della ripresa in questo campionato, nel quale sapevamo da tempo che il Perugia avrebbe dovuto combattere fino all'ultimo secondo per cercare la salvezza, impresa che abbiamo detto più volte essere simile alla conquista del mitico Vello d'Oro, quindi difficilissima da portare a termine. Qualcosa di simile, anche se molto meno drammatico, sta vivendo nel volley la SIR Perugia, che questa sera, tra qualche minuto, affronterà i polacchi dello Zaxa. C'è da augurarsi che in questi giorni così delicati anche per la formazione, il sestetto di Anastasi, si trovi la via giusta. La SIR si sta giocando il percorso in Europa, nella Champions, deve vincere questa sera e poi anche nella prossima gara con Milano dovrà ottenere il successo se vuole continuare a sperare nello scudetto. Quindi sia il Perugia sia la SIR sono chiamati ad una bella, importante, significativa resurrezione.